Aria destinata all'ammortizzamento, l'ammortizzazione, l'ammortizzare, non lo so come si dice, le piene, quindi è soggetta ad allagamenti. Tutta questa zona qua è tipo un serbatoio che in caso di piena viene lasciato allagare, viene fatto allagare, quindi magari questa pista intera qua dove le persone camminano, passano con le biciclette, si fanno le passeggiate, viene allagata quando il livello dell'acqua lo esige. È interessante, c'è il cartello che lo indica giustamente, perché comunque quindi è una zona qua dove bisogna fare attenzione, perché in caso di forti piogge, cose così, viene allagato, viene lasciato allagare. Adesso io sono un po' confuso, qua io ce l'ho già passato, poi ho fatto il giro, poi sono tornato. Prima ho preso di sotto, adesso prendo da sopra, perché devo trovare il modo di uscire da qua. Vabbè, no, non esageriamo. Sì, devo uscire. Comunque credo che mi sto avvicinando alla zona dalla quale sono entrato nel parco. E adesso mi appresto ad uscirne. Mi sono fatto questa camminatina di un paio d'ore, che non è poco, e sono anche un pochino stanco. È un bel panorama, non c'è che dire. Sicuramente preferisco un orizzonte di alberi a uno di palazzi, sicuramente. Allora, qua ci passano pure le macchine, è una zona dove è permesso agli automobili di entrare nel parco, di avvicinarsi comunque ai parcheggi. E io mi sembra che sono proprio entrato in una zona dove c'era il parcheggio. Devo solo riuscire a capire esattamente da dove uscire e chiudo qua questa mia avventura qua al parco. Ho fatto un po' di video. Non ho trovato il cartello del coccodrillo, non è giusto, cioè non lo so, una cosa strana, non l'ho trovato, eppure c'è, ricordo di averlo visto, ma sto parlando di qualche anno fa. Ah, qui passa il rio, il fiume Barigui, Parco Barigui, e quindi qua c'è passaggio del fiume, un altro ponte da passare, facendo attenzione. Qua c'è il ponte delle macchine, qua c'è il ponte delle biciclette, delle persone e dell'alieno. E no, comunque non è qua che io, non è da qua che sono entrato al parco. Continuerò a seguire la pista finché trovo il punto d'ingresso. Non può essere lontano. Comunque, per adesso chiudo un altro video. Voglio solo mostrare un'ultima cosa. Qua l'argine del fiume è caduto. Non so neanche se si può passare da qua. C'è una rete, ma là c'è un'altra persona. Comunque, qua è stata fatta un'opera di saneamento. Come si vede, hanno messo sti paletti a terra, hanno messo, ma che sono queste sacche, queste cose, insomma si vede che l'erosione qua, il fiume ha eroso l'argine al punto da renderlo pericoloso. Vediamo qua si vede benissimo, e ci hanno fatto questa opera per evitare che l'azione dell'acqua possa continuare a sfaldare l'argine e a renderlo ancora più pericoloso. Io non ci passerò, io torno oltre la rete, la salto così, va bene, e continuo la mia passeggiatina. Qua è il parcheggio, ma non è il parcheggio da cui sono entrato io. Sono ancora perduto, ma non per morto, troverò il posto giusto da dove uscire da questo labirinto. Più che altro è che avevo dato un tempo entro il quale sarei tornato a casa e già mi sto avvicinando a questo limite di tempo.
Quindi per non preoccupare le persone che mi aspettano a casa, farò in modo di tornare il più presto possibile sui miei passi. Intanto faccio un'altra bella zona, un'altra bella area attrezzata che non è quella di prima, quindi sicuramente qualche altra zona. Io prima ero dall'altro lato del fiume, adesso sono qua. Però per quello che io ne capisco e quel poco di orientamento che ho, credo che sto tornando verso il punto da cui sono entrato. Vabbè, dando il video che vedo qua. Chiudo il video e ci vediamo più avanti. Ciao papà! Parco Barigui.